Miféle idegenek? Miért én? Ketten vannak. Elférnek, nem? Nel periodo storico, frammentato, precario e spaventato che stiamo vivendo, una paura che genera un violento processo di colpevolizzazione del più debole come capro espiatorio di tensioni e frustrazioni, è importante che un film come 1945 dell'ungherese Ferenc Torok mantenga la funzione più etica del cinema, ovvero continuare a creare e alimentare una memoria collettiva e a ricordarci come tutto questo è già accaduto e quanto le conseguenze siano state e continuino ad essere pagate a caro prezzo dagli usurpati, ma in verità anche dagli usurpatori. Ispirandosi al racconto di Gabor Szantó, Homecoming, il ritorno a casa, Torok rappresenta l'irrettitudine, il disagio, la morte etica che affligge un piccolo villaggio ungherese in quel fatidico anno della liberazione dalla dittatura nazifascista, il 1945, durante il quale, dopo la sconfitta dell'occupante, avverrà lo smascheramento degli interessi, per lo più economici, come l'impossessarsi di case e proprietà, che spinsero buona parte degli abitanti del villaggio alla delazione e alla denuncia dei componenti della comunità ebraica locale. Adtak róla papírt. Maga a jegyző. Te meg a jegyződ. Ugyan! Csinálhatsz, amit akarsz. Én nem megyek innen sehova. Se a gyerekek. Hagyd már ezt a pálinkát, már hagyjad már. Nem érted, hogy hagyjad már eleget itt? Engedj már el. Ne csak itt légy, férfi. In un bianco e nero asciutto e rigoroso, senza la tentazione di virtuosismi o il compiacimento estetizzante della bella immagine, in una solida struttura di 90 minuti, senza un'inquadratura di troppo e in una perfetta corrispondenza tra il tempo della traversata dei due uomini ebrei, un padre e un figlio, attraverso il villaggio, venuti a scuotere quel che resta delle coscienze e delle vite divorate dal senso di colpa, proprio il giorno in cui i benemeriti cittadini si preparano a festeggiare le nozze del figlio dell'avido e corrotto vicario con una giovane contadina, un matrimonio stipulato per calcolo, opportunità, accentramento di potere economico, vista la condizione borghese del vicario che possiede una drogheria e che vuole inglobare l'eredità terriera della ragazza, la tradizione contadina risucchiata in una nuova forma di capitalismo. Il tempo, dicevamo, lo scandisce il tragitto di questi due uomini silenziosi e vestiti di nero, accompagnati da uno scarno carro e alcune casse. Un viaggio che capovolge la prospettiva della giornata, quell'opportunismo senza amore e di un contratto matrimoniale per convenienza, che salterà, ma per volontà delle generazioni giovani, desiderose di interrompere il ciclo di colpa, vergogna e sopruso. Non più la cerimonia di una falsa coscienza, quindi, ma la dignitosa celebrazione, senza parole, dello sterminio dei propri cari nella sepoltura dei loro oggetti, vista la crudele impossibilità di averne i corpi. Un'immagine speculare, efficace, precisa rispetto a quella della roba di cui il vicario e i suoi concittadini complici si sono appropriati indebitamente, senza sapere più a chi appartenga cosa. Metafora di un'identità perduta, prostituita, in contrapposizione a quegli oggetti carichi di un valore emotivo, esistenziale, etico, che si fanno storia, memoria, emozione.
E quando quei due uomini, un padre e un figlio, risalgono sul treno per gli asportati, l'immagine del fumo nero che ne esce fuori è una sorta di monito, presentimento, memento, il leitmotiv di un senso di morte, prevaricazione e sopruso che non si è disintegrato, ma, attenzione, si è disperso ed è ancora nell'aria che respiriamo.